Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita, Alicata. Buongiorno e bentrovati su Extra Time. Non è riuscita l'impresa al giallo-blu di bloccare la squadra del Messina. Pippo Romano ci aveva provato a imbrigliare la formazione giallorossa, ma le individualità e qualche disattenzione a centrocampo e in difesa hanno portato alla prima sconfitta della gestione Romano. La partita è iniziata subito in salita con un rigore concesso al Messina già dopo 5 minuti di gioco, sbagliato da Corona, che mandava palla al lato, poi comunque un buon Licata, tranne l'amnesia tra il 19esimo e il 20esimo, due gol in 60 secondi che avrebbero spezzato le gambe a chiunque, non a Licata, che è riuscito a rientrare in gara prima della fine del tempo, e poi il risultato è rimasto in bilico per quasi tutta la partita. Alla fine il 4-1 è un risultato bugiardo che fa pensare a una gara facile del Messina, che invece contro Grillo e compagni non ha avuto vita facile. Ma andiamo a vedere, prima di vedere cosa è successo al San Filippo, i risultati della 13esima giornata del campionato di Serie D. Tante le sorprese, il Messina è la nuova capolista in virtù di questi risultati. AC Reale Vibonese 0-1, ACR Messina Licata 4-1, Agropoli Comprensore Normanno 2-2, Cosenza Cavese 2-1, Nissa Gelbison 2-0, Noto Palazzolo 1-0, Ragusa Sambiase 1-1, Ribera Comprensore Montalto 0-0, Savoia Città di Messina 2-1. Spicca tra tutte certamente la sconfitta della Gelbison al Pian del Lago di Caltanissetto contro una Nissa che ritorna prepotentemente sulla scena del torneo di Serie D. C'è stato il cambio della presidenza in settimana, una iniezione di fiducia, l'innesto di qualche under, e la Nissa ha compiuto l'impresa con il risultato più classico, il 2-0, di battere quella che era la ex capolista Gelbison, che cade ancora in Sicilia dopo la sconfitta in casa dell'Elicata, perde risultato prima e seconda posizione in classifica. Ma vediamola, la graduatoria dopo 13 giornate a CR Messina, che conquista la vetta della graduatoria proprio grazie alla vittoria contro il Licata, in testa a 29 punti, a seguire a 28 punti il Cosenza, Gelbison 27 e poi staccate di 5 punti Montalto e Savoia a 22, Ribera 21, Città di Messina e Comprensore Normanno 20, Ragusa 19, Agropoli e Vibonese 17 punti, Licata 16 punti, Cavese 13, Sambiase 12, Palazzolo 11, Acireale 8, Nissa 7, Noto 5 punti. Dunque cambia la classifica in vetta, cambia anche in coda con la Nissa che abbandona l'ultima posizione, mentre non riesce a uscire dalla crisi la Cireale, che di punti ne ha 8 e ha perso in casa al Tupparello anche contro la Vibonese. Ci sono state le dimissioni in massa dello staff tecnico, del presidente, del direttore dell'area tecnica, e dunque cerchiamo di capire in settimana anche gli sviluppi, quello che sta succedendo in casa Granata. Il Ribera non riesce nell'impresa di battere il Comprensore Montalto, si deve accontentare dello 0-0 al termine di una gara in cui uomini di Bruccoleri hanno provato in più modi a portare a casa i 3 punti, ma il Ribera allunga la striscia positiva e rimane a ridosso delle prime posizioni. Veramente il Ribera, soprattutto per la costanza con la quale continua a macinare, a raccogliere punti, è la vera rivelazione di questo torneo. Ma lasciamo un attimo la situazione in classifica per andare a vedere le immagini salienti di questo Messina Licata.
4-1 per la squadra dello Stretto alla San Filippo di fronte a non meno di 2000 spettatori, settore ospiti chiuso per ordine della prefettura. Il Licata ci ha provato, ma alla fine torna a casa con le pive nel sacco. Vediamo. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Il Messina vince, convince e si riprende la vetta del campionato di Serie D grazie all'impresa della Nissa che ha battuto l'ex capolista Gelbison. A San Filippo il match club metteva di fronte molti ex, tra cui l'attuale tecnico dell'Icata Pippetto Romano, giocatore dell'ACR Messina, e Pasca, che nella città dello Stretto ha giocato e messo su famiglia. Parte forte il Messina con Corona che al quinto calcia fuori un rigore assegnato dal signor Patrigni di Roma per una spinta di Armenio sullo stesso attaccante che si preparava a colpire di testa. Replica dell'Icata con cross di Scopelliti, Pasca fallisce il gol di testa sprecando il possibile vantaggio gialloblu. La legge del calcio, gol fallito, gol subito, viene ancora una volta confermata. Infatti al 18esimo i giallorossi passano con il contropiede lanciato da Chiavaro, passaggio lungo dalla difesa, ingenuità in chiusura di Ignazzito che dà il via libera a Corona dell'1-0 per il Messina. Un minuto dopo Parachi raddoppia con un bellissimo sinistro dal limite. Il Licata non ci sta al 34esimo, provvidenziale chiusura di Chiavaro in angolo su Pasca che stava per battere a rete. Pochi minuti dopo, sugli sviluppi del tiro della bandierina, è proprio Pasca che realizza di testa il 2-1, consentendo ai gialloblu di rientrare in partita. La ripresa inizia con la sostituzione dell'asso Leon, al suo posto Pedro Ferreira. Il Licata mette in apprensione la difesa giallorossa in diverse occasioni, ma al 34esimo ci pensa il nuovo entrato Pedro Ferreira a chiudere i conti, servito con un assist di Cocuzza, e porta il Messina sul 3-1. Standing ovation a questo punto per il capitano Re Giorgio Corona, che lascia il posto a Croce, e Messina che trova il quarto gol, stavolta in veste di assist man Pedro Ferreira e finalizzatore Cocuzza. Finisce 4-1, passivo pesante per il Licata, ma questo Messina sembra aver trovato la quadratura del cerchio e sarà difficile per tutti sfidargli il primo posto in classifica. High Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. Adesso vediamo tutti i gol della Serie D in questo lungo servizio. Crisi, profonda crisi per la Cireale di Sassamarra, che perde l'ennesima gara ed è quasi raggiunta in fondo alla classifica da Noto e Nissa, vittoriose oggi. Primo tempo tutto a vantaggio Acese, ma nulla da fare nella ripresa in Marasco a siglare il gol vittoria per la Vibonese. Bella partita ad Agropoli con i locali e gli ospiti del Paternò che danno vita ad un match spettacolare. Vantaggio Agropoli sul finire di primo tempo con Caro Tenuto che realizza un calcio di rigore per fallo di Maimone. Pareggio siciliano sempre su calcio di rigore con Savonarola a 10 minuti dalla fine. Nel primo minuto di recupero arriva il sorpasso Paternò ad opera di Di Mauro che regala ai suoi l'illusione della vittoria. Illusione resa vana da Caro Tenuto che direttamente da calcio piazzato trafigge Vecchio per la doppietta che vale il pareggio. La Nissa torna a splendere davanti al proprio pubblico, battendo sorprendentemente la ormai ex prima della classe, la Gelbison di Mr. R. 1-0 nisseno di Savasta che approfitta di una respinta di Manganelli e trafigge il portiere ospite Spicuzza. Passano solo pochi istanti ed arriva il raddoppio. Pica Badana dal limite dell'area fa partire una sassata che batte per la seconda volta Spicuzza per il 2-0 finale. Il Noto centra finalmente il primo successo al Palatucci e il palazzolo di Pidatella, la vittima prescelta davanti ad un buon numero di tifosi agevolati dall'ingresso gratuito. Il gol che vale 3 punti è opera di Fontanella che incorna di testa un preciso cross di Leon Merito dove Scordino nulla può.
Il Ragusa di Peppe Anastasi non sfrutta al meglio il doppio turno casalingo e dopo il pareggio con la Vibonese arriva un altro pareggio. Calabresi in vantaggio a 5 minuti dalla fine della partita con Martello che supera Ferla con un bel tiro dal limite dell'area. Il Ragusa cerca disperatamente il pareggio e lo trova con Di Vita che ad una manciata dal triple Cefischio finale insacca la palla in rete per l'1-1 con cui si chiude il match. Il Ribera continua la sua striscia positiva spartendosi la posta in palio con l'altra sorpresa del campionato, il Montalto Fugo. Padroni di casa più intraprendenti che vanno vicino alla rete con Erpini, Licate e Omolade, ma Ramunno fa buona guardia e la partita termina con risultato ad occhiali. Il Savoia riscatta la sconfitta di 7 giorni fa contro il Licata e torna al successo contro Città di Messina alla seconda sconfitta consecutiva, 1-0 Torrese di Incoronato che manda sul calcio di punizione del solito Guarro. Pareggio peloritano che arriva subito dopo con Saraniti che ribatte in rete un preciso assist di Camarda, abile nell'eludere la difesa ospite per l'1-1. Partita apertissima da ambo le parti e Savoia che torna in vantaggio al 35esimo con Esposito che sfrutta l'incertezza di Dio, siglando il gol vittoria dei bianchi di Torre Annunziata. Seconda sconfitta consecutiva per la Cavese di Mario Pietropinto che all'ultimo secondo si deve arrendere al Cosenza, aiutata a favore dei Lupi Silani che passano in vantaggio nei primi minuti di gioco con Piero Mallo. Nel secondo tempo è l'under russo a pareggiare i conti per gli Aquilotti di Cava dei Tirreni, ma al sesto minuto di recupero arriva la beffa per i metelliani con Parenti che regala ai suoi una vittoria che permette al Cosenza di rimanere a meno uno dalla nuova capolista Messina. Cosenza, prossimo avversario dell'Icata, domenica al Dino Liotta. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita, Alicata. Il prossimo turno, la 14esima giornata, vede in programma gare parecchio interessanti, a cominciare da ACR Messina-Savoia, a seguire Cavese-Ragusa, Comprensorio Montalto, Città di Messina, Comprensorio Normanno-Ribera, Gelbison-Acireale, Licata Cosenza, Palazzolo Agropoli, San Biase, Nissa, Vibonese, Noto. Partita interessante, dicevamo, il Licata è atteso alla verifica contro il Cosenza per dimenticare Messina e per far capire che la squadra c'è, è viva e può veramente tranquillamente allontanarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica. Arriva un avversario di tutto rispetto che è quel Cosenza che ieri ha vinto non con poche difficoltà in casa contro la Cavese, servirà l'apporto del pubblico del Dino Liotta e la consapevolezza nel clan gialloblu che anche a Messina, nonostante il risultato, la squadra ha giocato ed è viva. Romano ieri domenica ha anche provato novità tattiche con innesti di giocatori che in questo inizio di stagione erano stati poco utilizzati, ma ci si augura, insomma, dovrebbe anche poter contare sul ritorno di Riccobono in campo e quindi diverse le soluzioni a disposizione del tecnico gialloblu che anche in sala stampa a Messina ha parlato della gara contro il Cosenza giudicando la squadra calabra un osso duro, ma questo Licata, il suo Licata, anche quello visto a Messina, può farcela, insomma, a portare a casa un altro risultato utile. E dalla Serie D alla promozione non è andata bene alla Sant'Angelo Licata che sorprendentemente perde in casa contro lo Scicli in una gara strana in cui i giocatori della Sant'Angelo hanno giocato non certamente bene, non certamente ai loro livelli. Licata che era passato, Sant'Angelo che era passato in vantaggio dopo appena un quarto d'ora con un bel gol di Bonvissuto che di girata con un tiro al volo a giro era riuscito a sorprendere il portiere avversario. Poi il pareggio dello Scicli accompagnato al calogero saporito da almeno una trentina di tifosi abbastanza animosi dal punto di vista chiaramente sportivo e poi il 2-1 nel secondo tempo con tanto nervosismo in campo è una gara che la Sant'Angelo ha cercato di raddrizzare ma senza mai veramente portare
pericoli alla porta difesa dal portiere dello Scicli. Dunque un 2-1 per la Sant'Angelo, che proveniva già da una sconfitta esterna, e certamente questo è il momento più delicato della stagione, ed è qui che la dirigenza deve fare quadrato assieme al tecnico, capire cosa non va e probabilmente anche cercare di intervenire nel mercato, perché spicca l'assenza di un attaccante che possa finalizzare o che possa comunque dare una mano nel reparto offensivo, appunto, per cercare di far male alle difese avversarie. La prossima partita della Sant'Angelo è a Siracusa contro la Rari Nantes, e mister Veda dovrà raccogliere i cocci di una squadra molto apparsa veramente molto nervosa domenica, soprattutto a fine gara. Non ci si aspettava una sconfitta e quindi si deve subito riprendere il cammino in questo difficile torneo di promozione per evitare di scivolare giù verso il basso delle posizioni in classifica. Era tutto per questo approfondimento sportivo con Extra a Time, e noi ci vediamo nelle prossime occasioni. Questo programma è offerto da Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita Alicata.